Allora, riproviamo. Vediamo come è sempre sgranato. Ah, niente, ragazze, mi sa che è ancora sgranato. Non c'è proprio modo, non capisco perché sul cellulare io vedo molto bene. Mentre sul PC vedo ancora proprio, forse un pochino meglio di prima, ma mi sembra che sia ancora poco chiara la. Che mi dite? No, proprio non capisco perché, tra l'altro la connessione wifi è proprio piena. Quindi adesso vedete bene, Ane? Proviamo ad andare un pochino avanti. Ecco, ogni tanto si blocca, non c'è modo. Mi dispiace, il problema è che mi piaceva fare una cosa del genere, ma il fatto che la connessione sia questa mi impedisce poi allora anche le prossime volte di ritentare. Dovrò per forza farvi tutorial. Era comunque carino perché magari scambiavo due parole con voi e mi passava anche meglio il tempo. Adesso mi sembra un pochino meglio, però perché non è proprio una questione di luce, è proprio una questione di lentezza. Aspettate, anche provo. Lo so, in live è una figata, però se non riuscite a vedere è un problema. E peccato perché io proprio dallo schermo del telefono vedo benissimo, vedo chiaro, poi mi vedo sul PC e ora vedo tutto sgranato un'altra volta. Uffa, la tecnologia, ragazzi. Non c'è niente da fare. Vabbè. Chi è di voi che lavora su Tascio? Siete tutte pelenatrici? Agnese, tu su Tash? Sì, ti seguo. È una droga, eh? Io ho cominciato anch'io un paio di anni fa. Barbara, appena iniziato. Ah, tu Agnese con le perline? No, io con le perline non sono molto brava. Seguo, ho fatto qualcosa di Francesca o comunque di altre creative, ma non sono per niente brava. Naila, ciao, anche tu su Tash. È una tecnica, secondo me, vabbè, io ho cominciato 2 anni fa, volevo battere tutto nel muro, io non so voi come vi è preso, ma il primo paio di orecchini è veramente una roba da piangere. E poi però sono una che insomma tiene duro tanto e quando una cosa, io avevo visto degli orecchini in un mercatino fatto in sutascio, mi sono innamorata, quindi quando una cosa mi piace devo riuscire, con Arianna, insomma con i video dell'Ari, mi sono caricata bene bene, mi ha praticamente insegnato tutto quella ragazza, e credo che la seguiate anche voi, insomma fate video, se qualcuno non la segue assolutamente iscrivetevi al canale perché è fantastica. E quindi ho tenuto duro e alla fine insomma un pochino meglio rispetto
rispetto agli inizi ce la posso fare. Ho detto vado avanti, dai, ce la posso fare. Quindi, insomma, due piattine ora dritte riesco a metterle, ma all'inizio veramente è stato un dramma. Ho seguito il tuo tutorial, ma la canna spesso non riesco ad attaccarla. Perché la colla deve essere proprio un aiuto per attaccare la catena strass, deve essere proprio una goccia, poi tutto deve essere cucito, quindi se la colla non si dosa nel verso giusto e nel modo giusto esce fuori e diventa un problema. Ci vuole un po' di pazienza, Barbara. Guarda, anch'io all'inizio, io credo che la catena strass abbia cominciato a inserirla dopo un annetto, non prima. Quindi prima ti consiglio magari di allenarti sui moduli base, su moduli semplici. Cerca invece di mettere la catena strass, che è un pochino più complicata, prova a mettere delle perline, fare un brick stitch o comunque una fila proprio di Delica, che sono molto precise e quindi ti può aiutare. Metodi poi per mettere la catena strass sono tanti, c'è addirittura chi riesce a metterla senza nemmeno incollarla. Io un goccino di colla, dico la verità, la metto sempre perché mi aiuta a tenerla ferma. Ci vuole tanta costanza e poi mi rendo conto che lavorando il soutache magari molto spesso, tutti i giorni, la manualità si acquisisce un pochino meglio. Anch'io se lascio il lavoro e lo riprendo dopo mesi, mi rendo conto che la manualità si perde un po'. Quindi è proprio una questione di allenamento. Tieni duro. Ciao Stefania. Fatto un casino, ma non ti arrendere, perché lo scoraggiamento iniziale è veramente tanto. Io ti capisco, perché vedevo, ti ripeto, io ho iniziato a lavorare proprio perché mi sono innamorata di questi lavori in un mercatino. Io facevo mercatino con il fimo, avevo un banchetto proprio con le mie bamboline in fimo. Affacciata a questo banco sono rimasta incantata e ho detto vabbè dai, vediamo cos'è. Mi sono documentata e tutto quanto, dai, che vuoi che sia, metti due fili insieme, li cuci, guarda com'è semplice. Guardavo i tutorial e dicevo ma guarda questa, ce la faccio anch'io, ce la faccio anch'io. Ho messo poi, tra l'altro, io ho fatto anche il primo ordine bello bello strong, perché sono partita non da Ting Ting, ma sono partita da dei bei cristalli Swarovski, del materiale, insomma, anche bello bello costoso. Quindi sono partita in tromba, come si suol dire. Però purtroppo sbagliando Agnese, però purtroppo sbagliando l'acquisto delle piattine, per me è stato complicatissimo, perché io ho comprato le piattine da quello che ora è il sito do it, quello che ora, prima non mi ricordo come si chiamava, ma aveva delle piattine, non so se ce l'ha ancora, veramente schifose, morbide, flosce. Quindi per me è stato ancora più complicato. Non ho sbagliato nel non affidarmi magari ai consigli di altri, perché poi io sono anche molto timida in queste cose qui. No, non chiedo mai aiuto, ho sempre paura di disturbare. Quindi ho fatto un po' di testa mia. Quindi sono partita con un bell'ordine da 200 euro di Swarovski, di piattine che facevano schifo, e sono partita da lì. E i primi orecchini comunque ce l'ho ancora, non so in quale parte, in quale cassetto sono sotterrato. Cadoro, le piattine, non so le piattine di Cadoro come sono, sai. Io essendo polacche non lo so, io ho poca fiducia, perché avendo provato quelle di Royal Stone, che anche quelle sono veramente di difficilissima lavorazione, non so, Cadoro se ha una tipologia migliore, non le ho mai usate. Io uso quelle di Big Pearls, fondamentalmente sono quelle che preferisco. Come rapporto qualità-prezzo sono imbattibili, poi hanno una marea di colori, una varietà, veramente una gamma enorme di colori, sono molto belle. Poi Fininkanto però ha dei prezzi che secondo me per chi comincia sono un po' troppo altini, quindi consiglio di acquistare proprio le piattine di Bitpearls, perché hanno un rapporto qualità-prezzo eccellente. L'ho consigliato
Sempre, sempre a tutti. Barbara, non lo so, non ti so dire, non ti voglio far prendere un colpo, ma non lo so, io non ho mai provato le piattine di Cadoro. Se qualcuno l'ha provato, magari boh, c'è qualcuno di voi che ha provato le piattine di Cadoro, anche tra le perlinatrici, che magari ordinano da Cadoro e sa come sono, perché io non ne ho idea, ti ripeto, io ho comprato quelle di Royal Stone e non mi sono piaciuta. Anche è un peccato che siano così molli. Sì, infatti hanno dei colori molto molto belli. Io ho comprato un rame fantastico, un giallo ocra bellissimo, un blu brillante. È solo che per me sono impossibili da lavorare. Sono riuscita ad utilizzarle nel mezzo, magari altre piattine, nel mezzo a quelle un pochino più rigide, però no, non le ricomprerò, ecco, quello no. L'unica cosa, Barbara, ti posso dire che se impari a lavorare con piattine molli e flaccide come ho imparato io, poi è tutto in discesa. Quindi, boh, magari è uno stimolo, magari riesci veramente. Poi ognuna ha veramente il suo metodo di lavoro e ognuna ha le sue qualità. Quindi io vedo lavori nell'Europa dell'Est che sicuramente lavorano con quelle piattine del cavolo e sono lavori strepitosi. Quindi non è detto che non riuscirai, però ecco, non ti so dire, ti ripeto, per me le piattine migliori in assoluto sono quelle di Bitperless come rapporto qualità-prezzo. Allora, io ho finito i miei 3 giri di piattina e adesso vado a inserire la navette. Sì, dai, Barbara, non ti ripeto, ognuno poi ha le sue. Per esempio, quando c'era lo sconto del 20%. Sì, ora ho visto, fanno anche uno sconto del 30%, addirittura ridanno indietro il valore del 30% per un prossimo acquisto. Quindi, insomma, se qualcuno ne vuole approfittare, mi è arrivata la mail. Dicevo, anche le piattine di oddio, non mi ricordo quale avevo preso. Di Hobby Perline, ecco, le piattine di Hobby Perline sono piattine eccellenti, secondo me, però, nonostante siano molto buone, a me risultano troppo dure. Quindi a volte fare un giro mi spezzo le dita anche per cucirle, eppure a qualcuna piacciono, quindi è proprio un discorso molto molto soggettivo. Magari poi Barbara facci sapere come sono quelle di Cadoro, così ci si rende conto se ne vale la pena, perché i prezzi mi penso siano molto buoni, eh. Allora, anzi, prima facciamo il nodo a questo filo malefico. Ah, no, ce l'avevo già fatto, ma sono proprio rimbambita. Ok, allora la navetta io la vado a piazzare con il primo filo, quindi non vado a. Adesso si vede un pochino meglio, è sempre uno schifo come prima. Vediamo se è dritta, sì. Bene. Brava, tienici aggiornati, così magari se sono buone facciamo uno stock. Che ora mi sono fermata io, perché non so voi, ma la mia sindrome da acquisti compulsivi non mi molla, è una cosa incredibile. Poi mi sono messa nella testa di dire ok, ora lavoro con quello che ho, mi sono arrivate le commissioni da fare e ho dovuto comprare del materiale perché per farle come le volevano non avevo il materiale giusto. Quindi che faccio? Vado a comprare una bustina di rocaille perché mi manca quel colore in particolare. Ok, sì, compro le rocaille e poi compro anche altri 50 euro di roba. Quindi io non lo so, cioè veramente è una droga. Gli acquisti proprio perlinosi, gli acquisti di materiale creativo sono una cosa. Boh, io sono dipendente forse.
si parlava con Arianna, tipo circolo degli alcolisti anonimi, noi siamo il circolo degli acquisti compulsivi. Mi chiamo Michela Marmugi e non acquisto da 3 giorni. Praticamente il motto è un po' quello. Sì, è una malattia. Anche perché sento tutte dire la stessa cosa e poi mi guardo intorno, io cioè, ho veramente 3 scrivanie completamente piene di roba e mi manca sempre qualcosa. Vabbè, pazienza. Cioè, mio marito ormai ha rinunciato, ogni 3x2 vede arrivarmi con il pacchettino di AliExpress, vede arrivarmi il postino. È arrivato il China. Maria Pia, anche te è malata come noi. È un po' così. Che si deve fare? Ognuno ha le sue. Io ho smesso di fumare nel 2000. Hai annullato la carta di credito addirittura. Perfetto. Io ho smesso di fumare nel 2007. Quindi non ho vizi, mi dico, non vado, vado poco al ristorante fuori perché mio marito è di origine siciliana e cucina da Dio, quindi io mangio meglio a casa mia che nei ristoranti molto spesso. Quindi io quello che non investo nei vizi, come si suol dire, me lo investo in perline. Che devo fare? Ognuno ha le sue malattie. Poi vendo anche pochissimo, quindi beata perché cucina bene, sì, beata fino a un certo punto, perché io da quando sto con lui ho praticamente mi sono beccata 20 kg, non sentirli, benedetta Sicilia. Io non so se c'è qualche siciliano all'ascolto, ma cioè, i siciliani riescono a rendere ipercalorici piatti che avrebbero 3 calorie. Non lo so, friggono 3 volte la stessa cosa, quantità di olio in una maniera industriale, ma vabbè, di qualcosa bisogna morire, dico io, no? Morirò obesa e con le tasche vuote perché mi sono spesa tutto un perline. Vabbè, questo sarà il risultato. Allora, mettiamo a modino la navetta. E poi qua, allora, siccome io non amo mettere la colla sulle piattine, però per fermare la pietra e cercare di tenerla ferma, quando l'ho posizionata per benino, qui dietro ci do proprio dei puntini di colla per cercare di tenerla ferma. Favignana 2 anni fa si mangia divinamente. Sì, in Sicilia si mangia bene ovunque. Ciao Azzurra, ciao. Allora, con questo caldo non usciranno 2 goccine, ma uscirà tipo le cascate del Niagara. Ok, lascio che asciughi un pochino e nel frattempo si fanno 2 chiacchiere. Favignana è bellissima. Io ci sono stata 2 anni fa e è fantastica. In Sicilia, Sicilia non sono mai stata perché c'è tutti i parenti del marito e quindi lui mi dice sempre: Michela, se andiamo giù, alla fine si passa tutto il tempo a mangiare e la Sicilia non si vede. Quindi con questo discorso alla fine non mi ci ha mai portato. Poi, vabbè. E ho fatto però sia Favignana che Lampedusa, sono 2 isole bellissime, belle, belle, belle. Ho preferito Lampedusa a Favignana. Se non siete mai state, andate perché sono fantastiche. Allora, qui adesso vediamo di mettere le famose catene strass drammatiche. Allora, qui io non le cucio perché tanto ora con la catena strass vado a fare proprio dei punti che le uniranno. Quindi io chiudo intanto il lavoro, già che dietro.
Allora, io con l'Auslit mi trovo da Dio. L'unico difetto che ha è che riesco difficilmente a dosarla perché non ha il beccuccino come la Bissemila. Io la Bissemila non l'ho mai usata, però ho sentito tante creative che si trovano molto bene. A me l'Auslit piace perché incolla benissimo e soprattutto non indurisce. Quindi quando si va a fare i punti, magari anche mettendola sulla catena strass, se riesce ancora a passare bene tra le piattine senza trovare proprio il mattone della colla. L'unico difetto che è difficile dosarla e quindi quando si va a mettere un puntino, mentre con la Bissemila si riesce tranquillamente, ho visto col beccuccio, a lavorare con questa, diventa problematico. Io la tengo sempre su per cercare di farlo, perché veramente a me esce a fiumi, però devo dire mi trovo bene, non mi ha mai dato problemi. Oltretutto sui cristalli si pulisce molto bene, non intacca il lucido, non rovina le pietre, ecco, quindi è una colla che a me piace tanto. Allora, per le catene strass, tanto mi avete già visto qual è il mio metodo, io vado proprio a mettere un puntino, un filino di colla nella parte dietro della piattina, mi raccomando, perché se passa davanti viene fuori veramente uno schifo. Quindi allora andiamo con la prima. Ora mi dispiace perché paro la luce. Allora, io avevo già contato la misura della catenella per fare un pochino prima. Avevo visto quella che mi c'era voluta sull'altro orecchino e ho tagliato 10 castoncini anche di queste. Ok, questa io la lascio asciugare bene, 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 bene. Voi usate altre colle? A parte la S6000, ho letto adesso. Io avevo sentito parlare della B6000, non so se è la stessa cosa. Penso che più o meno però siano simili. Allora, lasciamo asciugare. Io le catene strass le adoro per il soutache. Ah, la B6000, sono simile, la B6000 asciuga prima. Non l'ho mai provate, l'ho sempre viste e mi è sempre piaciuto tanto l'idea proprio del beccuccio, ma non l'ho mai provate. Vediamo se asciuga. Lasciamo asciugare proprio bene perché almeno non mi si sposta dal lavoro. Ah, questi anellini hanno dei fori che secondo me sono per il soutache abbastanza inutili. Io li metto in maniera tale che poi tanto li vado a coprire. Però sono bellini larghi, quindi si lavora molto molto bene. Poi semmai se vi interessa vi metto il link dove li ho presi, perché hanno proprio questa base piatta e larga, quindi la piattina si appoggia proprio perfettamente sopra. Poi ci sono altri cerchi che io uso nei miei lavori, questi li ho presi da Sabrina. Sì, sono piatti, sì, non sono tondi, quindi la piattina rimane proprio bene bene pressata sopra, mentre questi piatti li ho presi da Sabrina, però da Sabrina Giliberti, la conoscerete sicuramente, che ha la pagina su Facebook, però sono molto molto sottili, quindi
la piattina scivola un pochino di più. Comunque si usano indistintamente tutte e due. Se la piattina si mette bella stretta, alla fine rimane ben saldata. Ok, allora andiamo a cucire intanto la catena strass. Sono bellissimi. Ah, gli anellini, sì, sono belli, in effetti. A me piace usarli, è una forma che uso spesso, il cerchio. Allora, partiamo col cucire. Io cucio castone per castone intanto, proprio per fermare la catena, e poi dopo ci lavoro le piattine sopra. Ecco, in questo caso che io vado a lavorare e a unire anche i tre fili di piattina che prima non avevo cucito. Io tendo a cucire tutto, non voglio che esca niente proprio. Lavorare col cellulare davanti, credetemi, è una roba da folli, che già è caldo, le dita che sudano. Il cellulare che mi fa vedere metà del lavoro, però non demordo. Ciao Luana! Ciao, che piacere! Bacioni. Quando inserite la catena strass, cercate di non tirare mai tantissimo, perché altrimenti i castoncini si girano. Quindi proprio deve essere una cosa molto leggera, deve passare il filo nel mezzo per marla, ma non deve essere proprio tirata giù con prepotenza. Deve essere molto, molto leggera la cosa. Questo è uno degli errori, ve lo dico perché era proprio uno degli errori che facevo inizialmente. Non dosavo la forza del filo e quindi veniva giù, girava proprio il castone. Un'altra cosa che potreste provare invece della catena strass, se all'inizio vi risulta difficile, sono quelle catene a pallini. Essendo il pallino, non avendo il pallino un verso, anche se vi si rigira un pochino, il lavoro vi diventa più preciso. Vi faccio un esempio, tipo, ecco, queste catene qua che io avevo preso come catenine, ma in realtà mi fanno pena come catenine, quindi le uso proprio come, anche come, non so se avete un brontolo, dentro all'interno c'è proprio questo tipo di catena. Quindi per chi ha le prime armi, magari questa da castoncino a castoncino può essere più semplice farlo, perché può girarsi anche un pochino, ma rimane sempre dritta in pratica. Non c'è un verso, quindi. E poi a me piacciono molto queste catene piccoline, quelle da 2 mm, 2 mm e mezzo, che risulta anche un pochino più difficile lavorarle di quelle grandi, però secondo me sono molto più eleganti, lasciano proprio la creazione più brillante, più sofisticata, ecco. Poi è ricapitato di usare catene anche di 3-4 mm, magari con su creazioni un po' più simpatiche, ecco, tipo anche quelle con Minnie, quelle con Topolino, più scherzosa. Però quando le creazioni voglio, insomma, che siano un pochino più eleganti, poi io parlare di eleganza è a volte un controsenso, perché come sapete il mio marito mi dice che sono kitsch da morire, perché ho fatto tutte queste cose un po' esagerate, un po' facchianotte. Però effettivamente la catena strass così è molto 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 fine, molto, molto sbrilluccicosa, anche perché poi i castoni più piccoli sono e più brillano. È proprio una cosa inevitabile. Sono molto belle anche, ecco, invece Royal Stone in questo caso mi sento proprio di consigliarlo. Adesso risgrana un po', mi sa. Sti inquadratura stasera sto
collegamento, peccato. Io spero, insomma, che comunque riusciate a vedere qualcosa e a prendere qualcosa. Ok, andiamo a mettere la seconda. Colla. Ora sta venendo giù il fiume dell'Asolit. Oddio, sta colla. Questo però è un problema estivo, perché d'inverno si riesce un pochino meglio a lavorarla. Un fiume di Asolit. Cioè la colla deve aiutare proprio a bloccare la catena strass e a aiutarmi poi a cucirla, non deve far di più. Quindi deve essere pochina, non come stavolta. Però insomma fortunatamente è rimasta sul retro e quindi... Questo lilla a me piace, a me il viola piace tanto. Quindi questa catena strass lilla l'avrò comprata 20 volte e l'ho finita. Piove, ma dove abiti tu, Agnese? No, di piovere proprio non ne ha intenzione. Ravenna. Quindi in questo periodo avrai le orde di turisti scatenati. Quindi per loro non sarà un momento felice la pioggia. Ci sono dei cappucci dosatori su Bit, sa che non li ho mai visti. Quello mica sarebbe male se magari si riuscisse ad applicare anche a questa Asolit che perde come. Ora si sta ribloccando la connessione. Uffa! Vedete o vedete come vedo io tutto sgranato un'altra volta? Oh, la tecnologia. Maluccio, Proviamo ad andare avanti ancora. Sentire però sentite bene, giusto? Proviamo ad andare avanti. Forse è troppo presto, magari collegandomi più tardi avrei potuto sfruttare le persone, boh, che magari se ne vanno a ballare. Ora saranno tutti collegati. Non so qual è il problema del collegamento, perché essendo un wifi speravo veramente di non avere questo tipo di problemi. Ora qua da noi non c'è la fibra, quindi magari, boh, c'ho un collegamento del cavolo e non lo so. Il wifi mi dà segnale pieno, però probabilmente non, per questo tipo di cose non va bene o non è sufficiente.
Ah, Perle & Co. Io da loro ho ordinato, credo, una volta sola. So che però ci sono delle ragazze che lo adorano come sito. Ciao Naila, buonanotte. Poi questo orecchino che io faccio con questo mega fiore infimo davanti è perché ora mi è presa la fissa di rendere protagonisti i fiori in questa mini collezione che voglio fare. Però giustamente stamattina non mi ricordo il nome, una creativa su PCR mi ha fatto notare che copre molto l'orecchino. A me non dispiace perché comunque era la cosa che volevo far risaltare, no? Però effettivamente l'orecchino viene molto molto coperto. Niente vieta di non applicare niente, perché comunque il lavoro sotto è molto pulito, quindi l'applicazione è semplicemente un di più, quindi è un modello di orecchino che può tranquillamente essere portato senza applicare niente dietro. Da qui devo rifinirlo ovviamente. Però ecco, questi fiorellini fatti a bouquet in fimo sono impegnativi, non è che sia molto, molto leggerini. Però ecco, era proprio la cosa che volevo rendere protagonista, che può essere portato per delle applicazioni. Magari nel modello a cerchio che vi ho fatto vedere prima, questo qua, si nota meno perché il cerchio è molto grande, quindi anche se è bello impegnativo, questo fiore qua, però su un modello più grande fa sicuramente meno effetto, come anche in questi qua. Questo è molto allungato, quindi avere questo drappo di fiori non dà fastidio al modello dell'orecchino. Su questo modello qui invece effettivamente copre un po'. Però a me non dispiace, non lo so io. Grazie Barbara. Però ecco, vi ripeto, questo è un modello che assolutamente potete tenere anche così. Ok, ripartiamo. Adesso vado ad unire la piattina. Alla catena strass, parto con la. Ok. Ti piacciono azzurra? Anche se il fiore è bello, bello potente. Io anche qui passo dal retro del castone e vengo su e poi mi rinfilo dal davanti nella congiuntura della catenella, cercando quindi di dare un colpo dietro e un colpo davanti, proprio per cercare di, se viene leggermente posizionata storta, di drizzarla. Io so che il mio lavoro lavorando piattina per piattina è molto più lungo, però secondo me mi scivolano meno di mano così. Il soutache poi ognuno ha veramente il suo metodo per lavorarlo e non c'è un metodo giusto o un metodo sbagliato. Io non sono neanche quella che va a giudicare l'utilizzo della colla tra le piattine, cioè alla fine se il lavoro è pulito chi se ne frega, cioè ognuno lavora come gli torna meglio. Visto delle polemiche a volte sull'uso della colla, boh, vabbè. Probabilmente la tecnica soutache non nasce con l'uso della colla, ma voglio dire, mica è un peccato mortale usarla.
Brava Luana, sì, anche secondo me conta il risultato. Alla fine, certo, se la colla si vede sul davanti e viene un lavoro tutto piastricciato, certo, ma se il lavoro è pulito non vedo dove sia il problema. Anche perché cioè, anche un lavoro senza colla può venire brutto, quindi. No, poi le polemiche a me non, anche in questi giorni, insomma, si è scatenato il putiferio su internet. Io ritengo che in questo campo vorrei che veramente ci fosse una pulizia e un'armonia diversa. Invece mi sembra che un po' tutti si attacchino a tutto, no, siamo un po' tutti squilibrati, secondo me, non lo so. Sì, è vero, a volte i lavori vengono non perfetti anche senza colla. Anzi, secondo me se la colla viene usata bene, alla fine aiuta e quindi il lavoro viene meglio, viene più pulito. Ero fuori inquadratura completamente. Ah, già si vede male, se poi mi sposto. Ah, Michela. Tu sei fuori Luana dalle polemiche. Sì, anch'io cerco di rimanerci fuori, cerco di dare qualche consiglio a volte. Tante volte mi mordo la lingua, cerco di fare il mio, di rimanere abbastanza imparziale. Finché non mi pestano, io sono a un caratterino, insomma, bello, bello tosto, quindi nel momento in cui mi pesti i piedi divento. Però ecco, se mi lascio in pace io vivo e lascio vivere tutto lì. No, no, non ne vale la pena. Ma poi io dico sempre, cioè, io non mi vergogno a dirlo, cioè, mi sono creata questo hobby perché ho avuto delle problematiche di salute dovute al mio stress sul lavoro, no? Sul mio lavoro. Il mio lavoro di tutti i giorni, io ho un'agenzia di viaggi e siccome i lavori mi piace fare, il mio lavoro mi piace farlo con tanta, tanta dedizione, sono arrivata ad avere troppa dedizione e quindi mi ha portato ad avere dei problemi la mia volontà proprio di controllare tutto, di avere la gestione proprio. Di tutto, di tenere tutto sotto controllo, quindi sono finita all'ospedale con la pressione molto alta, ho avuto proprio dei problemi pesanti. E lì proprio su consiglio di uno psicologo mi ha detto di crearmi un hobby, un qualcosa che non mi facesse, che mi distraesse dai problemi, insomma, del mio lavoro principale. E quindi io dico, no, se E questo hobby mi ha aiutato tanto, devo dire che effettivamente tornando a casa e facendo questo, invece di stare a rimuginare sui problemi della giornata, mi ha rimessa al mondo. Se io poi devo partecipare devo far parte di un mondo creativo dove c'è uno stress perché si vive di polemiche, anche qua, beh, allora mi devo creare l'hobby dal lobby, allora no, preferisco rimanere fuori da tutte queste storie. Sì, no, sto meglio. C'è stato proprio. Ho avuto un annetto in cui ho dovuto proprio violentarmi psicologicamente per cercare di mettere le cose a posto. Perché quando uno lavora in quel modo poi diventa difficile tornare indietro. Quindi il non delegare come ero abituata a fare io, l'accentrare tutto su di me, alla fine diventava problematico perché avevo smesso, non dormivo più nemmeno la notte. Poi ripeto, non è un lavoro, cioè lavorare in un mondo, cioè, di viaggi, in un mondo con tutte queste problematiche, dal terrorismo a quest'anno, vabbè, terremoti e alluvioni e incendi, cioè sono problematiche anche di grossa responsabilità, no? Perché quando si manda in giro persone nel mondo, se uno fa il lavoro con passione,
queste cose se le prende a cuore, e questa cosa mi aveva portato veramente a impazzire, cioè proprio a non gestire più le cose come andavano gestite. Certo, sì, impegnarsi nel lavoro, però non avere questa forma di, non lo so, io ero veramente, pensavo solo a quello, pensavo solo al mondo lavorativo, andavo in giro e pensavo che potevano stare in quel momento dall'altra parte del mondo, perché sapevo che si era verificato un problema, non dormivo la notte perché io ho il cellulare acceso 24 ore su 24 per le emergenze. Era arrivata a non chiudere occhio la notte perché aspettavo la telefonata di qualcuno che mi dicesse che aveva dei problemi, cioè veramente follia. E quindi piano piano, piano piano, piano piano, utilizzando questo, insomma, il meccanismo di questo hobby che poi ho riscoperto, perché io sempre, a me è sempre piaciuto creare, comunque l'arte in generale mi è sempre piaciuta, mi sono un po' più distaccata dal lavoro. Ho cominciato a delegare alle mie dipendenti, che sono molto molto in gamba, quindi poi ti rendi conto che nessuno è indispensabile. E quindi sono riuscita a ritagliarmi degli spazi miei e sono ripartita, quindi adesso sto veramente meglio, proprio meglio. Io ho il brutto vizio di dire la mia. No, vabbè, farsi prendere male per un hobby, assolutamente no. No, e poi effettivamente sì, chi è che può polemizzare con te, Luana? Io tutte le volte mi in Toscana mi piscio addosso quando vedo i tuoi video, perché sei di una spontaneità assurda. Cioè, che cavolo, cioè, come si fa a polemizzare con te? Ora, tu dici la tua, ma la dici sempre in maniera talmente carina e simpatica che veramente boh, credo sia impossibile dirti qualcosa. Io veramente, per me sei una fonte di buon umore continuo. No, e poi vivere un hobby in maniera stressata, no, 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 ma non esiste proprio. Cioè, la vita, ragazzi, è una, bisogna divertirsi, cioè almeno in questo settore. Poi nel lavoro si sa che ci sono problemi, le rogne di tutti i giorni, e quelle, cioè ogni lavoro ha il suo, come si dice, il suo osso, no? Però un hobby creativo, ma si sta scherzando, ma perché prendersela? No, 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 come il fatto delle copie, del fatto di essere copiate e tutto quanto. Io, ecco, per me è lusinghiero il fatto che qualcuno copia le mie creazioni. È capitato poche volte, ma insomma, le volte carinamente mi hanno chiesto se potevano replicarle, e per me è motivo di orgoglio. Invece vedo proprio polemiche sul fatto delle repliche, delle, boh, non è che le capisco un granché. Sì, è vero, Barbara, Luana veramente ha tutto, quindi sì, forse sai, le donne sono un po' streghette. E quindi quando un'altra è così, siamo pestifere. No, io Luana l'adoro. Proprio l'amo follemente. Poi il tuo accento, Luana, mi fa morire. Sei troppo, veramente troppo. Ah, quindi il tuo lavoro andava bene e ti creava lo stress l'hobby? No, no, no. No, non può essere. Hai fatto bene, cioè quando arrivi a un certo punto devi veramente buttare via la negatività. No, io mi sto divertendo e devo dire che ho incontrato in questo mondo anche delle persone proprio splendide, col quale ho instaurato un rapporto di amicizia virtuale, ma che spero si trasformi presto proprio in amicizia fisica, perché insomma voglio organizzare degli incontri con queste persone anche per andare alle fiere, alle mostre creative, quindi al Florence Creativity o al Creativa. Cioè mi piace proprio pensare di poter organizzare degli incontri in questo senso, ecco, per conoscere le persone che sento, non dico quotidianamente, ma quasi. Quindi spero veramente di riuscire a incontrarle
e ad andare oltre allo schermo. Sì, esiste l'amicizia, io ne sono convinta. Ho delle difficoltà a definirla tale a volte, perché sono rimasta molto fregata, però sono convinta che esista. E io le mie amiche e i miei amici li conto forse sul palmo di una mano. Vedi, anche tu hai dei rapporti con delle creative. Bello, no, questa vedi, è una cosa secondo me bellissima, perché poi avere argomenti in comune con delle persone è fondamentale, e quale cosa migliore di un hobby creativo. Cioè, ecco, secondo me questa deve essere una cosa solo bella, no? Non può avere ripercussioni negative. E quindi via tutte le persone negative, via tutte le invidie, anzi, bisognerebbe sempre avere una grandissima umiltà. René Semplici, pensa. Anche tu, Azzurra, abiti vicino a me, tu sei di Livorno, se non mi sbaglio, quindi magari facciamo una rimpatriata. Magari quando arriva il Florence, ci mettiamo d'accordo. Ora poi ci sentiamo. Per l'app che volevi fare. Come va la conoscifo? Oh, ragazzi, il mio paese non è segnalato nemmeno sulle mappe stradali. Figuriamoci se la connessione internet, potevo sperare che fosse buona. Ma va bene. No, io mi vedo sempre tutta sgranata. Ma dove abiti, Stefano? Ma te sei di Samignato per caso? Dati è un cognome importante. No? Sei parente? Di dove sei, Stefania? Che anch'io sono in provincia di Pisa, eh. Io lì. Per la precisione. Ah, Orentano, quindi Castelfranco. Io sono originaria di Castelfranco. Cavolo, siamo vicinissime. E allora, una rimpatriata tutti al Florence Creativity quest'anno, non ce la toglie nessuno, eh. Sentiamoci magari qualche giorno prima e ci mettiamo d'accordo. Ma te pensa in Toscana quante creative che ci sono. Che siamo molto. Di solito siamo molto pratici noi toscani, belli diretti, belli concreti. E invece vedi la fantasia. Ah, tu canti. Ma Simone, il famoso Simone Rugiati, è parente tuo? Che lui è di Samignato. Io sono completamente sempre fuori inquadratura, quindi, ma tanto è tutto sgranato, quindi essere in inquadratura o no. Che caldo. Io amo l'estate, tanto, mi piace tanto, ma quest'anno è il primo, veramente il primo anno che penso che d'inverno si stia un pochino meglio. Poi quando arrivo d'inverno dico anche no. Te la odi l'estate? No, io l'adoro. Cioè, perlomeno l'adoravo fino a quest'anno, poi non lo so se è un discorso di invecchiamento il mio, cioè magari mi avvicino, non è parente, ok.
Mi avvicino all'età della menopausa, ma che ne so, quest'anno veramente il caldo mi ha massacrato. Mi sta buttando fuori di testa. Eppure l'ho sempre amato il caldo, cioè a me piace anche sudare alla fine. E invece mi sta mettendo veramente a dura prova. Non sopporti il caldo, no, no, a me piace. Tutti odiate l'estate, ma che strano però. No, a me piace tanto. Però Azzurra, tu sei di Livorno e odi l'estate, ma impossibile, sei una livornese anomala. Che sai che i miei colleghi livornesi aprono le agenzie alle 6 del pomeriggio perché fino alle 6 sono sulla spiaggia praticamente. Quindi non vai al mare, no, incredibile. Sei una tu sei una livornese proprio strana, strana, strana. I livornesi vivono sul mare proprio. Sì, quest'anno veramente troppo. Eppure, boh, tutti gli anni, anche l'anno scorso secondo me non era proprio freschina, però magari quest'anno c'è un'umidità tremenda, forse è proprio un discorso di umidità. Infatti in questo momento io sto cucendo con l'ago che mi scivola di mano. Vabbè. Anche tu non vai al mare da 2 anni. Dai, io sono fissa al lavoro in questo periodo e quindi il mare sono bianca come un cencio proprio. E quindi insomma, è comprensibile. Ma voi, ma possibile state sul mare, avete dei lavori normali? Io ci starei dalla mattina alla sera. A me il mare piace. Piace tanto anche d'inverno, eh? Non è necessario andarci secondo me in estate. Però ecco, d'estate, cavolo, il mare è bellissimo. Andiamo a mettere un cipollottino. E chiudiamo il lato destro. Queste piattine che vedete tutte sfilacciate di bead pearls sono quelle in poliestere. Allora io ora me ne sono dimenticata, però di solito prima di iniziare a lavorarle do proprio dei puntini di colla in cima per evitare che facciano questo lavoro qua. Perché ora magari io ho lasciato le piattine piuttosto lunghe per essere tranquilla, però se si arriva poi in fondo con la piattina un po' più a misura, diventa un problema averle tutte sfilacciate così. Sono molto belle, a me il poliestere che è un pochino più opaco rispetto al rayon piace proprio tanto, però no, hanno questo difetto. Siamo alla fine dell'estate. Sì, poi cominceranno a scorciare le giornate. Infatti a me piace tanto anche l'autunno, mi piacciono tanto i colori dell'autunno. Quindi finché non si arriva proprio nell'inverno, inverno pieno, perché io odio il freddo invece, io sto bene, quindi in autunno sto proprio bene. Adoro proprio tutti i colori delle foglie, l'arancio, il rosso. Ciao Luana, ciao, grazie, grazie mille di essere stata con noi. Ciao, notte, cara. Vedo la connessione sempre orrenda. Mi dispiace. Boh, la prossima volta magari provo in un altro orario, provo la mattina, forse sono tutti a lavoro e magari essendo più libera la linea, magari si vede meglio.
Solo che pensavo che magari la mattina la gente o è in vacanza e quindi è sulla spiaggia o è troppo caldo per stare in casa, quindi ho detto facciamolo verso le 9:30, le 10, dove magari. Allora, ora che vado a tagliare, vado subito immediatamente proprio per questo problema dello spelucchiamento a mettere un po' di colla sul finale delle piattine. Perché sennò si rischia veramente che si sfilaccino tutte. Questa è una cosa che faccio sempre anche con le rayon, comunque, di bloccare i fili una volta che sono tagliati. Quanto è lungo lavorare al sutace? Poi quando si va a vendere le creazioni, che la gente dice, no, mamma mia, ma quanto costa? Costa sì. Ci vuole una giornata a fare un paio di orecchini. Poi io sono anche una di quelle che le creazioni non le svende, quindi. Allora, io come filo, quello che sto usando adesso è questo, è il Soline preso da Beat Perless. C'è scritto filo trasparente cristal, è da 12 mm. In realtà non è trasparente proprio per niente, perché sembra, ma in realtà è verde. Quindi finché si tratta di creazioni colorate non si vede assolutamente nulla, ma quando si lavora sul bianco si vede questo filettino verde trasparente che non è che mi piaccia un granché. A livello di filo, secondo me, a oggi il migliore che ho usato è quello della Decathlon, il Caperlan, qualcosa del genere. È un filo, praticamente il filo da pesca. Prendo uno 0,12 e mi trovo molto molto bene. No, la gente non capisce il valore. Io infatti negli ultimi mercatini, ora io un po' che non li faccio, l'ultima cosa che ho fatto è stata la mostra dell'artigianato di Firenze, ma ho provato a lavorare proprio davanti per far capire che tipo di lavoro c'è dietro. La gente rimane abbastanza, insomma, capisce. Ecco, in quel modo se ti vede lavorare si rende conto, ma se vede l'orecchino esposto e magari un paio di orecchini le vede a 40 euro, 35, ok. Non dà il giusto valore. Poi devo dire la verità, ci sono persone che comunque valorano meno se gli piace l'oggetto, non hanno magari problemi di tasca e se lo comprano lo stesso, però tendenzialmente vendere su Tash è veramente. Io poi forse va cercato il mercato giusto, va cercata la piazza giusta, ma non è un mercato semplice. Proprio per niente. Quindi a volte ci si demoralizza anche un po' perché cioè, ci piacerebbe magari rientrare, no? Ritornando al discorso degli acquisti compulsivi. Però allo stesso tempo io mai svenderò, piuttosto me li tengo per me o li regalo, no, a delle amiche o in occasioni, non mai 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 svenderò un paio di orecchini o comunque un gioiello che mi ha richiesto lavoro o comunque materiale, per me è sbagliatissimo proprio. Ah, nemmeno i miliardari, sì, quelli sono quelli peggiori. Se no i miliardi come li fanno se non li tengono in tasca? Io lavoro sempre sul retro, non, mi rendo conto che è proprio a volte l'opposto. Ogni tanto giro la lavorazione per vedere come viene, ma sono proprio abituata a lavorare sul retro
delle creazioni. Diceva anche sua nonna. Sì, no, sono i peggiori. Io lo riscontro non solo nel campo insomma, del sotaccio, ma lo riscontro proprio anche nel lavoro di tutti i giorni in agenzia. Quelli che hanno più soldi sono quelli che stanno attenti veramente ai 10 euro. Quindi, no, sono. Non va bene come clientela il miliardario. Ho trovato una ragazza carinissima quest'anno in fiera nella mostra dell'artigianato a Firenze. Tra lei e la mamma mi hanno comprato tipo 270 euro di roba. Che poi quando si trova persone così che rimangono affascinate, proprio incantate dai tuoi lavori, è una soddisfazione enorme, enorme. Ti ripaga veramente di tutte, a volte anche delle umiliazioni, no? Che qualcuno può darti dicendoti ma tutti questi soldi, no, no. Invece poi trovi persone così che quello che fai e al di là poi del guadagno è veramente ti danno proprio, ti svoltano la giornata, ecco. Capita raramente, purtroppo, però capita. E allora, dov'è il centro? Ok. È già più di un'ora, ragazze, che sono con voi. Ora chiudo magari l'orecchino. Che mi dispiace che si vede veramente male, quindi capisco che può essere anche un po'. Il ventilatore è sparato proprio dietro, mi prenderà un colpo. Sì, no, quelle sono grandi soddisfazioni. Quella giornata lì saltavo dalla felicità. Potevo anche andare via, potevo chiudere la fiera in quel momento. Io vorrei fare altre dirette, anche a me piace perché comunque mi passa anche meglio lavorare con voi, fare due chiacchiere. Il problema è questa connessione malefica. Spero di, non lo so, magari in altri orari, di avere un risultato migliore. Se no faccio mettere la fibra. Solo qui, solo a casa mia. Peccato, speravo veramente di. Perché poi sul cellulare, sul video, sullo schermo del cellulare, sull'inquadratura, io vedo chiaro e poi vedo proprio una cosa completamente diversa sul PC, vedo proprio sgranare. Vabbè. Voi riuscite a vendere le creazioni che fate? Fate mercatini, fate mostre, avete dei canali che vi aiutano? Che io non lo so, non so più. Forse proverò a investire qualcosina in più sulla pagina Facebook, gli sto praticamente dietro e magari avendo una pagina un pochino più seguita o comunque facendo qualche sponsorizzata. Si riesce ad arrivare a più persone, non lo so. Mercatini credo di non farne più. Non credo che ci sia una clientela, come si stava dicendo, adatta proprio per la mostra dell'artigianato. Sì, è una mostra che comunque mi ha portato dei bei risultati. Il problema è che costa troppo.
E quindi alla fine c'è, cioè, il guadagno non c'è, perché quello che si guadagna si va poi a reinvestire tutto nello stand, perché costano veramente tanto. Io ho diviso con una mia amica, ma no, non ne vale la pena, perché se si va a calcolare il materiale e il pagamento dello stand, no, il gioco non vale la candela. Ah, ti tengono. Anch'io ho un negozio, mi ha vendicchiato qualcosa. Un negozio di articoli per la casa, mi tiene un po' dei miei gioielli, e qualcosina mi ha venduto. C'è sempre però il dubbio di come lasciarle, se in controvendita, perché la controvendita non è che mi ispiri più di tanto. Perché ho trovato a volte dei gioielli un po' rovinati, e quindi boh, mi devo fidare proprio tanto tanto della persona a cui le lascio. Voi le lasciate in controvendita o solo, oppure ve le pagano in qualche modo? Perché non avendo partita IVA è sempre una cosa un po' dibattuta questa. Anche tu, Stefania, passaparola. Azzurra, i mercatini è un. Cioè, alla fine non ci. Cioè, quello che penso io è che i mercatini alla fine ci rimetti poco, nel senso che a volte sono gratuiti, a volte paghi 10-15 euro, quindi alla fine la rimessa è minima. Certo è che, insomma, partire con un caldo così per i mercatini estivi, o un freddo allucinante per l'inverno, nei mercatini invernali è un sacrificio, e magari tornare a casa senza aver venduto assolutamente niente è un po' un peccato. Mentre le mostre, dico la verità, la mostra dell'artigianato a me ha portato, perché poi le persone sanno cosa vengono a vedere. E sono troppo alte, e quindi anche quella è una strada che comporta tante spese, e i rientri sono quelli che sono. Boh, non lo so. Conto vendita. Infatti, l'esperienza che ho avuto io, ho avuto proprio esperienza negativa, e quindi addirittura una me l'ha venduta, cioè me l'ha venduta, mi ha regalato un paio di orecchini una fashion blogger. Io, vabbè, sono rimasta allibita, ho detto, ora quasi quasi me li faccio pagare, solo che poi mi ha acquistato quasi 400 euro di roba, e quindi ho fatto finta di niente, ma praticamente ha regalato un mio paio di orecchini a una fashion blogger per pubblicizzarli. Ma vabbè, è così che si deve fare. Allora, qui togliamo un paio di cristallini. Anzi, togliamone uno. E allora, che vita dura. Ecco un'altra volta il fiume di Asolit. Dan dan dan. Proverò quei beccucci su Pearls & Co. Voglio provare a vedere se si riesce a dosare meglio questa colla. Quando è nuova così, anche. Quando si arriva in fondo, o quasi in fondo, che veramente è un dramma, perché esce come se non ci fosse un domani. Sì, vedi, poi i problemi sono quelli che
magari insomma è anche un oggetto di valore e diventa un problema. Poi che gli dici? Comunque ti fanno il favore di tenerli lì e quindi fai finta di niente, passi da scema, prendi, porti a casa e cerchi di risolvere la cosa. Ecco, qui è uscita un po' di colla, cerchiamo di toglierla. L'Azolit per queste cose qui è valida per questo, perché non solidifica subito, quindi anche il cristallo poi può essere pulito. Piano piano. Ok, pulito. Ma quando mi giro e vedo come viene sgranato rispetto a quello che potrebbe essere il video, mi mangerà le mani, peccato. Va bene. Comunque, spero che qualcosa si sia visto. Centrale. Okay. Dopo vi scrivo sotto il link di questi cerchietti, così se lo rintraccio ve lo scrivo volentieri. Lasciamo asciugare un po'. Ok, le catenelle sono venute piuttosto precise, in questo modo, con questo tipo di lavorazione, secondo me non è complicato farle dritte, però ci vuole un po' di pratica. Non lo guardare, ok, non mi giro. Ok. Andiamo anche qua. Ah, fermare la catena. Non lo so, la prossima volta provo una diretta la mattina. Voglio provare a vedere se riesce ad avere una connessione migliore. Hai acquistato cerchi grandi, azzurra. Sai cosa? Siccome anch'io all'inizio avevo acquistato dei cerchi troppo grandi che mi facevano venire delle creazioni enormi, potresti far così, ti do un consiglio, perché poi è l'escamotage che ho utilizzato io. Io ho utilizzato il cerchio in questo modo, quindi mettendolo come centrale e facendo tutta la lavorazione intorno. Poi l'ho tolto e nella parte interna ho cucito dei cipollotti per diminuire la circonferenza. E ti faccio vedere anche in quale orecchino. Eccolo qui, questo praticamente è l'orecchino dove io all'interno ho usato un cerchio veramente grande, poi per diminuire la circonferenza interna ci ho fatto proprio un giro di cipollotti che mi ha dato stabilità al cerchio, quindi non si muove più, poi mettendo l'ultrasuede dietro il problema non c'è. E poi ho chiuso ancora di più mettendo delle catenelle sul retro, quindi potresti utilizzarli in questo modo se ti sembra che la creazione poi abbia questo buco enorme nel mezzo come mi sembrava a me.
potrebbe essere un'idea. Oppure vedo se lavori a Brick Stitch, vedo dei lavori bellissimi con dei cerchi grandi in Brick Stitch, quindi puoi utilizzarli in quel modo. Però questo è il modo che ho usato io proprio per questo cerchione enorme che avevo all'interno che non mi piaceva perché mi dava proprio un'idea di esagerato, di questo buco esagerato dentro, e quindi ho riempito proprio con i cipollotti, con questo cerchio di cipollotti e di delica, chiudendolo un po'. Questa è un'idea, poi ovviamente perché anch'io ho avuto difficoltà in quel senso e quindi ti dico come ho fatto io. Grazie Mariella. Grazie Agnese. Stefania, sì, secondo me quello è l'unico modo per riempire un po'. Ah, sono ancora più grandi i tuoi, beh, allora devi mettere o cipollottoni enormi, o non lo so, magari prova a lavorarli a Brick Stitch. O se no prova a farci dei ciondoli, invece che ora magari per gli orecchini sono molto grandi, però per un bel ciondolo, un bel bucone centrale ci può stare. Un pochino chiudo, vi mando a letto, che vo praticamente sequestrato stasera. Cioè, vi mando a letto dove vi pare a voi, ecco. Non è che dovete andare a letto perché ve lo dico io. 4-5 centimetri. Sono grandini, sì. Però prova a mettere i cipollotti dentro, vedi un po' come rendono. È un tentativo. Poi magari ci sono anche persone a cui piacciono tanto i cerchi grandi, non. Vanno molto gli orecchini grandi, quindi secondo me puoi anche lasciarli con la lavorazione dentro, magari non caricando troppo il fuori, facendo due o tre giri di piattina e basta, oppure una piattina, una catena strass, una piattina proprio per renderli molto molto eleganti e fini senza andare a caricare troppo, se no ti diventano veramente troppo grandi fuori e col buco enorme dentro. Però mettendo, secondo me, facendo un paio di giri con le piattine e basta, proprio per renderli sottili sottili, potrebbe andare. Ok. E anche questa catena. Infatti il problema sì, è la circonferenza finale, se ne metti troppe, sì, secondo me dovresti limitarti a un paio di piattine, quindi la prima intorno al cerchio, poi
poi una catena strass e un'altra. Stop, non metterei nient'altro. Magari metti poi nel centrale, nella parte proprio centrale del cerchio, un qualcosa che rifinisce, una decorazione o un pendente e mi fermerei lì, se no ti diventano troppo pesanti. Ok, volentieri, sì. Poi magari è semplicemente può capitare un acquisto sbagliato, pazienza. Ok, quindi anche questa catena strass è messa. Ragazzi, sono 85 minuti di diretta, dove non si vede assolutamente niente. E quindi penso sia un capolavoro sta roba. Vabbè, comunque io mi fermo qua, tanto poi comunque il modellino segue, è molto insomma ripetitivo, sono due piattine lilla con un doppio ghirigoro e poi altre due, però è sempre a contrasto con quella precedente, quindi molto semplice. Qua giù dietro ho messo l'ultima piattina viola mettendo la goccia e poi la monachella. E l'applicazione, questa l'ho messa semplicemente incollando con l'Autolite sul soutache, quindi questa l'ho messa sulla sinistra e questa l'andrò a mettere proprio a specchio sulla destra. Io vi auguro una buona notte, se riesco veramente la prossima volta provo di mattina per vedere se la connessione è migliore, mi dispiace veramente perché vedo anch'io tutto sgranato. Grazie a tutte, vi mando un bacione enorme, grazie, grazie, grazie.